Se un uomo e una donna vanno in palestra, chi è che è più forte, l'uomo o la donna? L'uomo? E perché? Ah, perché l'altra è una donna. Sbagliato. Ebbene sì. Quando capita che una donna è meno forte dell'uomo, il problema non è assolutamente perché è donna. Allora, tra poco arrivano le slide e ti invito subito, perché questo argomento è molto interessante, vorrei anche discutere, devo dire, tra colleghi d'ufficio, il telefonino da verticale diventa orizzontale, così qualche sguardo alle slide lo possiamo dare. Intanto mettete qualche like da qualche parte, visto che siamo in diretta. E buona mattina e buona giornata a tutti, anche per chi ci segue non in diretta, in differita. Prima slide, guardate le differenze, ovvero le differenze tra uomo e donna non sono nel sesso, sono nella composizione corporea, nella massa magra e nel metabolismo. Allora, l'ho sottolineato, la differenza tra uomo e donna non è nel sesso. Quindi, se una donna è meno forte, non è perché è donna, è solamente perché ci sono delle differenze anche causate dall'allenamento. Allora, seconda slide. Vediamo un attimo le caratteristiche che invece rendono comuni sia l'uomo che la donna. Intanto, per entrambi il 90% del dispendio energetico è nella massa magra, quindi uomo e donna sono abbastanza simili in questo. La differenza però è nella massa muscolare, perché la donna ha i 2/3 della massa muscolare dell'uomo, che sono divisi metà nella parte superiore e 3/4 nella parte inferiore. Ma il concetto da portare a casa qual è? Che se oggi due persone, tu che sei una ragazza e tu che sei un ragazzo, magari lavorate nello stesso ufficio, decidete di andare in palestra, nessuno di voi ha mai fatto attività, iniziate a fare attività sportiva, magari anche di potenziamento, fra 3 mesi, magari la tua collega è più forte di te. Bene, perché? Perché le... La capacità di sviluppare forza è legata proprio alla grandezza della massa muscolare, non al fatto che uno è uomo e una donna. Quindi chiaramente un uomo che si allena male può essere tranquillamente meno forte di una donna che si allena molto bene. Quindi se tu sei preparatore, allenatore, preparatore, personal trainer, puoi chiaramente sfruttare queste logiche per allenare bene la donna seguendo le sue caratteristiche fisiologiche, ovviamente, mentre chiaramente un uomo deve fare cose diverse. Intanto quali sono le caratteristiche che migliorano anche, devo dire, per certi aspetti l'essere donna? E lo vediamo anche su questa ultima slide, che poi viene riporta dei dati di una review che ti consiglio di andare a verificare, perché su una rivista molto importante, e riguarda l'endocrinologia. La donna ha un tasso di glicemia solitamente del 50% più basso rispetto a un uomo. Questo è un aspetto importante, infatti questa review ha a che fare con ricerche anche del diabete. E ancora ha un tasso di assorbimento del glucosio del 30% più lento. Quindi questo è un aspetto ancora molto importante, perché il nutrizionista specializzato in sport o che si sta specializzando in sport deve considerare queste differenze, perché chiaramente la dieta con lo stesso apporto, ad esempio, di carboidrati con un certo carico di glicemico avrà degli effetti diversi tra uomo e donna. Ed ancora, chiaramente la donna che fa uso poi di anticoncezionali per uso orale, quindi comunque la pillola, però tende a diminuire questi effetti che madre natura ci ha dato, e quindi l'effetto della sensibilità insulinica sarà inferiore del 40%. Un altro aspetto importante è invece quello legato al tipo di grasso, alla tipologia di grasso. Molte volte si tende a dire: ok, io sono uomo, ho l'X% di massa grassa, mettiamo per arrotondare il 12%, e io donna ho il 12% di massa grassa, e quindi siamo uguali. No, non siamo uguali, perché tendenzialmente l'uomo nella massa grassa ha una quota maggiore di grasso bianco. Lo trovate anche in un'altra diretta che ho fatto qualche giorno fa, trovate anche sul nuovo canale YouTube tutto questo, dove spiego la differenza tra la tipologia di grasso, ovvero il grasso bianco, che ha una funzione protettiva, non ha la funzione energetica che ha il grasso bruno, dove si trova il grasso bianco soprattutto viscerale, mentre il grasso bruno è quello sottocutaneo che può essere utilizzato a fini energetici. Quindi la donna ha questo vantaggio, che la sua composizione corporea della massa grassa può essere utilizzata a fini energetici, quindi diciamo il dimagrimento può essere più efficace
con l'allenamento, mentre per l'uomo può essere efficace, ma ha bisogno di azionare altri meccanismi. C'era ancora un'altra considerazione della donna sempre a inizio attività che potrebbe avere una leggera velocità inferiore rispetto agli uomini. Detto questo, tu donna, se ti vuoi allenare bene, lo puoi fare, puoi avere grandi soddisfazioni, non c'è bisogno di diventare ipertrofici perché comunque geneticamente non lo diventerai, ma diventerai molto più tonica, anche più forte e magari anche a braccio di ferro ti potrai sicuramente levare qualche soddisfazione con qualche tua collega d'ufficio, perché se tu hai un muscolo più allenato e più efficace, stai tranquilla che riuscirai a battere il tuo collega che non fa una mazza dalla mattina alla sera. E non di sicuro lui ti batte perché è uomo, perché a parità di muscolatura vince la più forte, in questo caso potresti essere tu. Bene, questo argomento è molto interessante, ce l'abbiamo fatta a farlo anche abbastanza velocemente. Ti invito a mettere qualche like, magari condividi e tagga qualche donna che crede nel fitness fatto bene. Ci sentiamo domani alle 7:15. Ciao.